Proviamo subito questo collegamento, ci mettiamo le cuffie e poi magari la ripresentiamo ufficialmente, anche perché abbiamo un lungo brano, tanti minuti che non possiamo lasciare andare via così al vento, quindi ci prepariamo. È già meravigliosamente pronta. Eccola, buongiorno. Rossetta, mi vedete? Ti vediamo e ti sentiamo. Wow, dove sei? Sono a casa mia, al mio paese. Adesso stamattina non si vede, ma di fronte quella cosa nebbiosa è l'Etna. Wow, ma hai una vista pazzesca, bellissimo. Sì. Ma il tuo paese è Francofonte, no Lucia? Il paese è Francofonte, esatto, sì. Esatto. E perché molti... Ditemi molti... come mettere questa cosa, perché... Stai rilassata, comoda, ti vediamo un po' più vicino, un po' più lontano, come stai più comoda, per noi è perfetto. Intanto grazie Lucia, davvero, la inseguo da un paio di settimane e ovviamente doveva prendersi un meritato riposo, e poi dopo questo premio strepitoso Mariangela Melato, io conosco bene, lo sai, Felice Laudaddio, che è l'organizzatore del Bifest, e abbiamo tanto sentito parlare anche di questo film di Giorgia Cecere sulla giostra, anche da Alessio, che abbiamo intervistato, Alessio Vassallo, per cui tu prendi questo prestigioso riconoscimento in un anno davvero molto molto importante, Lucia. Miracoloso, sono stata miracolata. Sei brava e basta. Però insomma, cioè, la bravura da sola non basta, c'è bisogno anche di un piccolo aiuto, di un piccolo miracolo da parte di qualcuno su in alto. È vero, è vero. Però le cose accadono sempre per un motivo, no? Sì, io sono convinta che niente accade per caso. Però ci vuole una bella, grossa e profonda resilienza per andare avanti delle volte. Anche perché tu ovviamente in quanto artista puoi soltanto sottolineare quanto duro sia stato affrontare la prima parte della pandemia, la chiusura totale, il blocco totale anche delle produzioni, perché in una prima fase, prima che si sviluppassero le disposizioni, i protocolli, quelli sì, anti-Covid, all'inizio il blocco c'è stato, prima, certo, che si rimettesse in moto tutti, tutta quella macchina, è stato per tutti, è stato totale, e la voglia di ripartire, la voglia di dare è stata forse ancora più grande subito dopo. Ma guarda, io ho un'esperienza molto diversa dal genere umano, nel senso che la chiusura è stata l'8, mi pare, l'8 o il 9 marzo, era appena uscito da 2 giorni il film Piccirida. Quindi siamo stati insomma un pochettino addolorati da questa cosa qua. Però vi devo assicurare che essere chiusa da marzo a maggio per me è stata una sorta di regalo, perché finalmente mi sono fermata, erano anni che non vedevo la mia vita, le mie cose, quindi mi sono fermata, anch'io come tutti gli altri ho fatto le pizze, ho fatto il pane, e per me è stato molto bello, perché sono stata chiusa io, mio figlio e la ragazza di mio figlio, quindi è nata una nuova relazione, prima era una relazione di fretta, quindi è nata una nuova, bella, profonda relazione con mio figlio, con la sua ragazza, siamo stati benissimo veramente. E poi vi devo dire che appena è finito il primo lockdown io non mi sono più fermata. Eh sì, c'è stato una... Io non mi sono più fermata, perché prima ho accompagnato Piccirida tutta l'estate, poi ho girato il film sulla giostra della Cecere e poi sono partita in America e ho finito alla fine di agosto praticamente. E ripartiamo adesso proprio da lì, ripresentandoci anche per chi ci ascolta soltanto attraverso il mezzo della radio, quindi lascio adesso a te questo onore. Siamo tornati su Radio In dopo aver ascoltato anche Vasco Rossi, noi ci siamo portati avanti con il lavoro perché abbiamo iniziato a chiacchierare con questa meravigliosa ospite in diretta streaming sulla nostra pagina di Facebook, Ivan, però
Come lo spieghiamo che abbiamo davanti in questo Beh, lo momento? spieghiamo che dovevamo assolutamente, era doveroso arricchire la nostra galleria di artisti e di professionisti del cinema che fanno tanto onore alla nostra terra, soprattutto all'estero. E lei è un'attrice internazionale che stimiamo tantissimo. Era la super mamma nel film Dei 100 passi, poi è diventata la super nonna nel film di Paolo Licata, di Piccirida. Quando si dice veramente un'attrice performante, devi assolutamente cucirlo addosso a Lucia Sardo. Grazie, grazie di essere con noi, Lucia. Ecco. Grazie a voi. Io mi sento più artigiana che artista. La radice è uguale, però essere artigiana significa levigare tutti i giorni, aggiustare, sistemare, aggiungere, togliere. E quello penso che è il mio lavoro. E Credo questo. di fare così quando mi accingo a fare un nuovo personaggio. E questo ovviamente arriva poi allo spettatore, a chi fruisce dei film. In questo caso Lucia da pochi giorni ha ricevuto questo importante riconoscimento che è il premio Mariangela Melato che viene assegnato al Bifest, che è il Festival del Cinema di Bari, fondato e presieduto da Felice Laudaddio, che fino allo scorso anno è stato il mio presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia. Ed è un premio che viene attribuito da una giuria del pubblico, quindi non una giuria di giornalisti, e questo secondo me, Lucia, ha una doppia valenza in termini di riconoscimento alla carriera. Certo, perché poi alla fine l'artigiano, l'artista lavora per il pubblico, non lavora per i critici. È molto contenta quando anche i critici sono d'accordo col pubblico, però diciamo il mio primo referente è il pubblico. Io penso sempre a loro quando inizio un nuovo lavoro, penso sempre esclusivamente al pubblico. Giorgia Cecere è una regista che si è occupata per tanti anni di tematiche femminili, di tematiche sociali. Tu hai vinto questo riconoscimento, hai ottenuto questo riconoscimento per il film Sulla giostra. Ci racconti un po' questa esperienza? Beh, è stata un'esperienza strana perché chiaramente questa esperienza l'abbiamo fatta in pieno lockdown, quando tutti erano chiusi in casa, noi invece eravamo chiusi in un set, però giravamo, ci muovevamo, chiaramente facevamo tamponi tutti i giorni, no, tutti i giorni no, in America tutti i giorni, ne facevamo uno la settimana, adesso non mi ricordo più perché insomma. È stato l'anno scorso a novembre, Tutti i però giorni è insomma. tosta, ma ci si abitua, Lucia, perché io non mi sono mai abituata. Ma guarda, io ti dirò una cosa, che non sono per niente abituata alla mascherina, perché avendo lavorato tutto il tempo del lockdown, Beata te. lo dicevo che sono stata miracolata, avendo lavorato tutto il tempo e gli attori sul set sono gli unici che non portano la mascherina, mentre tutti gli altri la portano, io non l'ho quasi mai portata la mascherina. Quindi adesso le tengo in macchina, le tengo in borsa perché esco tranquillamente senza mascherina, poi mi ricordo all'ultimo momento e la indosso. Si è È molto sovvertito il faticoso. mondo reale intorno a te con le dinamiche del set. Hai vissuto sul set un mondo più bello o più umano rispetto a quello che in realtà si stava sviluppando intorno. C'è ancora tantissimo da raccontare. Dobbiamo andare anche a Hollywood, dobbiamo fare un sacco di viaggi nel tempo di Beh, una prima dobbiamo vedere il chiacchierata. momento della proclamazione di Felice Laudaddio in conferenza stampa al Bifest, ce lo vediamo su Facebook in questo piccolo montaggio Lo facciamo che subito ho curato. mentre. Che ha fatto Ivan, fai tutto tu. Io perché non l'ho mai visto. Ah, guardiamolo insieme, mentre per chi è alla radio ci sono Rocco Hunt insieme a Boom da Bash con Fantastica. Ok, grazie. Il premio Mariangela Melato per la migliore attrice protagonista è andato a Lucia Sardo per il film Sulla giostra di Giorgia Cecere. Il premio... Ada, il caffè l'hai fatto? Sì, ora lo faccio. Erano molti anni che abitava lì. Io
Irene, ci sono dei problemi con Ada. Perché questa signora non se ne vuole andare. Noi non possiamo comprare se la casa è abitata. C'è la governante che tiene in ordine, ma non abita qua. Se mi venisse un'idea per sistemare Ada. Per un lavoro pulito sono 100.000 euro. Faccio sparire anche il corpo. Guarda che si capisce che sei sola. Vedi che si capisce. Non fare come me, che quando mi volevano li scartavo tutti. Ma lei va sempre in giro vestito così la sera? Sì, una specie di smoking. Filippo, ma che ci fai qua? Ma che è venuto per farla arrabbiare? Non ho bisogno di una regge. E se restassi? Che sono queste lettere? Pantarei, significa tutto passa. Io se mi faccio un tatuaggio ci scrivo niente passa. You're my rainbow, colors were shining, green, yellow, red in the sky. La possiamo dedicare anche a Lucia Sardo, questa fantastica che abbiamo appena ascoltato su Radio In, e abbiamo visto nel frattempo anche questo montaggio tra le immagini di sulla giostra, il trailer e la premiazione. Più che premiazione, l'annuncio in conferenza stampa appunto di Felice Laudaddio del premio della giuria del pubblico, di questo importante riconoscimento in memoria della meravigliosa Mariangela Melato. È un premio ovviamente, Lucia, che come ti fa sentire? Ma guarda, io ti devo dire una cosa, che quando lavoro già mi prendo il mio premio, perché io ho un sano egoismo. Il mio vero grande premio è lavorare e dare vita ad un personaggio, è creare una figura che poi rimarrà per tutto il tempo. Quindi, premesso che insomma il mio premio già me lo prendo, poi è chiaro, i premi sono una cosa bellissima, ragazzi, ma chi non vuole essere premiato? A cominciare da quando siamo bambini che vogliamo, io all'asilo la suora dava le caramelle a me, non me le dava mai. Eri discola, Lucia? Lo sognavo, sì. Non ero discola. Ero quella che rompe le scarpe. Ah, proprio, ok. Facevo domande, volevo sapere le cose, e mi muovevo, ero molto, un po' selvatica, ecco, molto indipendente, per cui se volevo andare in bagno non mi mandavano, dicevo io vado lo stesso e me ne andavo. Ah, fantastico. Un bel caratterino, fin da sempre. Non ho avuto una buona carriera scolastica, però i miei insegnanti, devo dire, e non adesso che sono un'attrice, quando poi mi incontravano per strada erano affettuosissimi e si ricordavano tutti di me, e insomma dicevano che quando mancavo, quando c'ero ero un po' pesantuccia, ma quando mancavo si sentiva molto la mia mancanza. Un bel personaggino sarà stato. Certo, il talento è quello, quindi fin da bimba. Avevi? Sei in condotta. Ecco. Fantastica. Ma questa tua anima ribelle è uscita fuori nella serie From Scratch in America? Beh, un po' sì, si intravede, si intuisce. E sai, il mio personaggio è un personaggio, sai, quelle donne sicule che devono fare da le equilibrismi, no? Fra il marito e i figli, che stanno sempre al centro cercando di non far accadere le guerre, cercando di che poi sotto hanno una forte intelligenza e anche un grande cuore. All'inizio sono stronzetta, sono un poco, però piano piano, insomma, poi penso che la gente si innamorerà di questo personaggio.
Ma io mi chiedevo poc'anzi una cosa, lo dicevo a Ivan prima che ci collegassimo. Un attore, cioè, vabbè, nell'immaginario comune si parla di cinema, boh, Hollywood è il top del top. Ma un attore nella sua vita, o in questo caso tu, un'attrice che hai avuto grandissimi successi nella tua terra, c'è stato, cioè, ci sono stati dei passaggi in cui tu ti sei detta, magari da sola nella tua stanza mentre provavi qualcosa, chissà se un giorno andrò a Hollywood, o era una cosa lontana da te? C'è una cosa alla quale No. qualche volta avevi pensato mai? No, mai, 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 mai. Qualcuno mi ha detto, ah, visto, si è Vabbè, realizzato il sogno. Ho detto, ma io non l'ho mai sognato. Cioè, nel senso che, beh, a parte che voi dovete sapere che io prima dell'America, prima di Hollywood, non prendevo aerei, per cui non solo non lo potevo sognare, non lo sognavo di mio, ma non lo potevo sognare non avendo mai preso aerei, e invece mi sono fatta 18 ore di Come l'hai tra superata questa cioè, cosa, ma ecco, quest'ansia? infatti, e com'è che sei, cioè, il provino, è arrivata questa convocazione, ti sei messo in discussione, hai detto rinuncio per non prendere l'aereo, cioè, questa è una grande. Nella mia vita ho fatto di peggio. Quando non mi piaceva fare un film, perché delle volte ti chiamano per fare un film che tu, insomma, non vuoi fare, non ti piace il personaggio, non ti piace la serie. Io facevo dei brutti provini. Per non farti prendere. Sì, perché se no poi giustamente la gente si arrabbiava. Una volta, insomma, il mio agente mi disse: ma dimmelo se devo lavorare per te, perché non puoi dire questo no, questo no. E allora io facevo i provini, però li facevo scarsi. Devi essere bravissimo Nonostante per tutto la decidere. prendevano. Una volta, non dico la serie che non volevo assolutamente fare, andai e mi dissero, era successa una cosa, mi dissero, qui devi urlare. Io li ho guardati e dico, io non urlo. È lì, Perché ritorna qui dico, la no, dico, Lucia no, 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 non ribelle. fare così. Quindi Io c'è. dico. Quella Lucia ribelle c'è sempre, lo stiamo scoprendo. Ma Senti, quindi questa sì. cosa, io questa cosa dell'aereo voglio capire. Ti convocano per gli Stati Uniti e tu dici, e mo che faccio? Devo prendere l'aereo? Allora, intanto già stavo per fare un pessimo provino. Ah, no, Avevo tutto. dai. Poi mi sono detta, no, ascolta, tu fai tutto bene e poi puoi tirarti indietro, perché la mia paura è poi come faccio a tornare Eh indietro. certo. Quindi io farò tutto bene, faccio un buon provino, faccio tutto, poi se mi prendono e io dirò, mi invento una malattia, mi invento e non vado. Quindi ho fatto il provino, ho fatto tutto una sera dopo qualche giorno, perché gli americani, a differenza degli italiani, se ti prendono te lo dicono subito. Non è, le faremo sapere. Aspetta che si è frizzata. Aspetta che ritorna. Italiani, ci sente, mi Sì, sentite? adesso Sì. sì. Italiani, tu fai un provino e poi non sai mai se ti hanno preso. Per un mese non sai dare risposte agli altri. È una cosa proprio, secondo me, disumana nei confronti Vero. degli attori. Disumana. Certo. E invece Tu loro per un mese. subito ti hanno chiamata. Hanno chiamato subito, no, ma mi ha chiamato il casting director, mi ha chiamato alle 11 di sera più o meno, dicendomi, guarda, scusami Lucia, so che ti disturbo, però io non me lo tengo, ma posso tenere questa notizia. E mi fa, ti hanno presa, sei stata presa in America. E io ho avuto proprio la duplice, mi sono scissa, metà era scissima e metà disperata. Come fare? Disperata. Allora, anche se non è carino da parte di una attrice raccontare questo, ma ho avuto una diarrea per 10 giorni. Il tuo corpo era nel panico più totale. Panico, panico, panico. Poi mi sono fatta aiutare dal mio medico, un carissimo amico psicologo, che mi ha detto, perché l'ho chiamato subito il giorno dopo, ho detto, oh, mi hanno preso, che faccio? E lui mi fa, ti devo dare una brutta notizia, morirai lo stesso. Ah. Ha detto, preferisci morire a casa tua
così un giorno a caso, o mentre sei su un aereo e stai volando a Hollywood, stai andando a lavorare con Joe Saldana. Era anche una fine, cioè, che di, ma dico, era anche una fine di tutto rispetto, cioè, capito? Titoloni sarebbero stati nel caso della tragedia, effettivamente. Ma devo morire lo stesso, ormai io mi hanno confessato. Psicoterapia cognitivo comportamentale, 10 sedute e vai sull'aereo. E si va direttamente. Allora ho preso e non ho avuto paura. Cioè, vabbè, avevo il letto, delle goccine, non fra l'altro tutto naturale, perché io sono una macrobiotica. insomma non mi curo con le medicine tradizionali, per cui insomma sono tutta, però niente, nessun attimo di paura. Poi insomma l'avventura americana è stata talmente bella che ci tornerei domani. Vedi che bello, noi non vediamo l'ora di vedere From Scratch, ma dobbiamo aspettare la primavera del 2022. Sì. Saranno al montaggio adesso. Sono 8 film. Loro, la regista mi ha detto che loro avrebbero finito a marzo. Okay. Però poi sanno quando lo mettono. Certo, poi va in palinsesto. Ma potrebbe anche esserci una seconda stagione, per come era il copione, per come era il finale? Io penso proprio di no, perché intanto è una storia vera. Okay. Quindi ha un inizio e una fine. Ci potrebbe essere qualcosa tipo, visto che questa attrice è così brava, la richiamiamo. Sì. Senti, ma prima di lasciarti, Lucia, per favore, mi sono tenuto in canna l'ultima cosa? Domanda. Io ti ho adorato in Masseria Sciarra. Ma tu vai allora a ripescare. Quello è stato il mio divertimento. Esatto. Guarda, ridevamo come pazzi. Ma delle quante volte cose dovevamo buone ridare. Che cucinavi. E poi le... Ma sai che avevo un grande, un grandissimo fan, che era Alberto Sironi. Il Vedi? Compianto. Un giorno lo incontro in un festival e da lontano mi fa... come si chiama il mio personaggio? Di Addolorata. 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 Io lo guardo. Che ti vedi Masseria Sciarra? Mi fa, mi vedo Masseria Sciarra. Io la sera, prima di uscire, prima di fare qualche cosa, mi devo vedere Masseria Sciarra. Ed era Sironi. Fantastico. Vedi che cose straordinarie che accadono. Meraviglia. Lucia, noi siamo veramente felicissimi di averti avuta qui con noi, felicissimi anche che tu abbia condiviso la tua intimità, le reazioni ai provini e a queste situazioni. Se, adoro tutto questo. Mamma mi diceva, quello che c'è in pancia c'è in bocca, devi imparare a non dire questo. E questo è il secondo. Poi hai una pancia e hai una ucca. Non lo doveva dire, perché io lo facevo apposta, quindi dico, lei non capiva che più me lo diceva e più io lo facevo. Anche perché sono convinta che la nostra cultura, che è tutto sommato una cultura mafiosa, si basa sul segreto. Okay. Sul non dire, sul o sul trasformare. Quindi io ho sempre pensato da ragazzina che se si diceva si scongiurava il pericolo mafia. Okay. È una bellissima certo. interpretazione anche questa. Bello. Ci piace chiudere con questo, sì? questa riflessione. Ma ci piace tanto Lucia Sardo, cioè tanto, ci è adorabile. Tanto. Lucia, guarda, se ci vorrai concedere questo onore, le porte di Open Day Cinema sono aperte, quindi sarà un piacere poterti ritrovare al più presto. Mandami ogni tanto, allora, appena mi richiamano in America ve lo faccio sapere. Okay. Va bene, ma metti caso che anche prendi un volo da Palermo a Pisa. Parliamone prima, se vuoi in diretta. Voi siete a Pisa, tu sei a Pisa? No, noi siamo a Palermo e quindi è venuta fuori questa cosa di Palermo. Perché così tu passavi a trovarci a Palermo, parlavamo in radio di questa cosa insieme e poi prendevi il volo, capito come era il giro? Io vengo a Palermo. Spesso vengo a Palermo. Guarda, quindi, quando sarai a Palermo, se ti va a venire qui in studio, sarebbe il massimo del massimo. Ciao Lucia Sardo, grazie per essere stata con noi. Un abbraccio, ciao, salutaci Etna. Andiamo in pubblicità un po'. Ah, ora si intravede, c'è meno nebbia. Andiamo in pubblicità, fra poco torniamo subito insieme. C'è stata una panoramica. Bellissimo, ciao Lucia.